Ciao a tutti ragazzi, spero che stiate molto bene come al solito e benvenuti in questo nuovo video. È un nuovo video anche se tratta di un'auto simile a una già presente sul canale. Ora, lungi da me il voler fare doppioni, ma l'elaborazione che andiamo a fare oggi su questa vettura qui è secondo me carina, quindi perché non portarvela? Sono in compagnia di questa splendida Porsche Macan 2000 turbo benzina 252 cavalli, ovviamente cambio automatico, e la versione questa senza OPF ancora. Lo so cosa vi state chiedendo, perché non c'è il muso? Fondamentalmente sì, il lavoro è già stato fatto, l'abbiamo già fatto, adesso siamo già al punto quasi cruciale. Mi dispiace, anche stavolta va così. Oggi il plan di questa vettura era fare downpipe sportivo, intercooler anteriore maggiorato e filtro aria, ovviamente rimappatura del motore. Essendo sempre qua un grande casino, non sono riuscito a farvi un video puntualissimo in diretta su tutte le cose fatte. Ho fatto qualche ripresina, adesso ve le mostrerò a breve. C'è già stata sul canale una Macan che però era la versione 245 con OPF, a cui è stato fatto un lavoretto simile, la trovate sul canale, andatela a cercare. Questa qui è la versione pre-OPF, quindi lo scopo del video è vedere con un lavoro simile che tipo di risultati si possono raggiungere se paragonati a quelli della motorizzazione più aggiornata successiva. Ora, sappiamo che le Macan, pur avendo di base motori VAG, no? Non sono mai così cazzute come sono in realtà le Golf, le Audi, eccetera, e non ho ancora capito perché, ragazzi, sta cosa mi manda fuori di testa. Adesso io ho testato originale, prima di toccarla, questa Macan ha dentro 100 ottani, manutenzione appena fatta, quindi uno stato di salute buono. Vediamo com'è andata. Guardate, il lancio originale non è stato dei più brillanti, vediamo infatti 235 cavalli originali, 380 la coppia, che va direi bene, però come cavalleria, ragazzi, qua ne manca parecchia. Siamo a quasi 20 cavalli sotto e l'auto ha 108 anni, manutenzione, cioè comunque è fresca come macchina. E boh, le Macan sono sempre basse, sempre basse. Solo le ultime, le Macan T, le ultimissime 265, mi sono capitati modelli abbastanza in bolla. Se mi seguite su Instagram le trovate, ne pubblico spesso perché ne facciamo molte, e potete anche voi darvi un'idea di come vanno rispetto a queste versioni qua. Però, oh raga, queste qui non vanno. Peraltro è una motorizzazione alla 245 che io ho già fatto su delle Audi A4, quindi motore longitudinale, 252 cavalli, eccetera, e andavano come dei razzi, cioè già originale erano quasi abbondanti. Però in realtà secondo me non è proprio lo stesso motore, perché qui già pensare che l'elettronica che la muove è un'altra, sulle Audi è una Simos 18.4, qui è una 18.1, ci fa capire che probabilmente anche gli interni del motore non sono esattamente gli stessi, potrebbero aver cambiato comunque un po' di cose su base Porsche, su quello che gli andava di fare, insomma. Detto questo, allora, lo scopo è dare una prestazione molto più vigorosa questa Macan, che devo dire è bellissima. Ragazzi, a me la Macan mi è sempre piaciuta tanto perché la trovo, poi questo è un colore pure white, bellissimo, molto molto accattivante, anche senza muso devo dire che sta abbastanza bene, sembra una rana senza il mento, però vabbè. Mi è sempre piaciuta la Macan perché tra i SUV è quello che ha la linea un po' più muscolosa, un po' più aggressiva, cioè è muscolosa la Macan, guarda che roba. Vieni qua con sta telecamera, per favore. Prendi sto trapezio, per favore. Lo stai prendendo? Entra tutto? Vai, 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 più lontano, che non può entrare. Vai, 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 vai. E vabbè, insomma, questo è. Allora, adesso noi andremo a fare, abbiamo già fatto, adesso però ve lo mostro, downpipe sportivo TNIR. Minchia, dopo tanto tempo torna a TNIR sul canale. Ve lo faccio vedere subito. Intercooler maggiorato. Grosso problema l'intercooler sulle Macan perché è molto piccolo e fa fatica a raffreddare, soprattutto nelle prove stazionarie così. Filtro aria sportivo e poi elettronica. Vi faccio vedere un pochettino i componenti che vi ho appena detto.
Eccolo qui il downpipe Tenir, guardate che spettacolo, c'è anche la scrittina Power King, eh? niente male, ovviamente è un catalizzato, ok? E andrà a sostituire il downpipe originale. Gli Tenir davvero fanno paura, ragazzi, sono veramente belli. Eccoci tornati quindi al presente, dove eravamo prima, e niente male, non male questi componenti. Adesso andremo a vedere se funzionano, anche perché prima di partire, cosa che non vi ho detto, ho fatto anche una mappettina abbastanza rapida al volo, giusto per vedere di che pasta è fatto sto motore, e insomma, niente di speciale, 265, 437, le linee sono un po' più belle, soprattutto qua in alto, vedete che rispetto a prima sembra essere più regolare, tira meglio. Ho fatto anche dei log, non li ho ancora guardati, ma questa è una cosa su cui non ci ho perso molto tempo, giusto per avere un riferimento, perché la mia idea era di ritestarla adesso con i componenti installati e vedere da potenziata, poi il tuning lo rivediamo, da potenziata se stanno lavorando, se sta cambiando qualcosa in positivo, cosa che spero. Adesso la faccio scaldare, faccio il lancio con i componenti, con il tuning che ho fatto prima. Ripeto, nulla di giusto per divertirci un attimino. Quando poi ci siamo arrivati all'esito, rivediamo i log, rivediamo il tuning e la facciamo, insomma, precisa per la condizione. Ok, molto rapidamente un lancio così a cazzabubbolo, vediamo come è cambiata, quasi niente, in realtà coppia anche perso, vabbè, curve praticamente tutte identiche, se non che agli alti vedete che riesce a tirarla un pochettino di più, in alto tiene un po' meglio la potenza, ne fa anche un pochettino di più, 274, comunque resta nulla di super figo, nulla di super accurato, ma ve l'ho detto, non era lo scopo di già avere il software finito. Adesso vado a vedere i log, vediamo come si è comportato il motore e da lì partiamo per uno step appunto dedicato alle condizioni. Oddio, la base di partenza è sotto i piedi, ragazzi, però vediamo dove riusciamo ad andare. Per fare la lettura e scrittura della centralina di questa Macan, che è una CMOS 18.10 esattamente come le Golf GTI, utilizzerò Flex di Magic Motorsport e la modalità sarà la solita, quindi con la Virtual Reading andrò a scaricare dal cloud il file compatibile originale e potrò usarlo per fare la modifica o le modifiche. Velocissimamente vi mostro i dati del file che andrò a lavorare ulteriormente per appunto le condizioni nuove, quindi Porsche Macan 2000 TFSI 2018, è una CMOS 18.10, si riferisce a un CYPA 2000 turbo 252 cavalli, quindi questo è il nostro file e adesso andrò a rivedere la mappatura per tirar fuori il meglio. E direi che ci siamo, insomma, dopo aver visto i log che faceva con la mappa di prima, sono andato a toccare quello che secondo me è necessario per farla andare un po' di più. Adesso la programmo di nuovo, sempre in OBD, sempre col Flex, la proviamo e insomma vediamo se c'è da poi rivisitare qualcosa, ma la procedura poi sarà sempre la stessa, quindi scrivi, provi, leggi, provi, scrivi, tutto qua. Thank you.
non nutrivo moltissime speranze, viste le premesse, ma questa Macan si è rivelata abbastanza onesta. Abbiamo un bel 2,90 abbondanti come risultato finale del software dedicato, 4,41 la coppia, come picco di coppia nulla di esageratamente più alto di prima, ma vediamo che tiene molto di più sia la coppia, esprime molta più potenza anche negli intermedi, la tiene bene fino alla fine, direi che la chiude anche meglio, un pochettino più in là. Siamo ancora come log, siamo giusti, siamo precisi, abbiamo zero di ritardo dappertutto e un flat boost a 1,4 su tutta la linea, quindi va bene. Andare a spingersi oltre non me la sentirei più di tanto, perché vorrebbe dire iniziare a chiedere un po' di più a questo motore qua. Già fa numeri un po' bassini, già non sappiamo la sua storia, eccetera eccetera. Io mi fermerei qua. Poi chiaramente sulla carta si potrebbe andare over 300, ma ci mancano 20 cavalli di partenza e pazienza. Non mi va di certo di rischiare per tirare fuori 10 cavalli in più. Non ci interessa. A noi serve un tuning che sia giusto per la vettura e che sia sicuro e soprattutto divertente. Ricapitolando per chiudere, ce ne andiamo con 55 cavalli in più, una coppia di 4,41 che sono circa 60 di incremento, con un'erogazione direi migliorata dappertutto, un po' più giri e una pienezza nei medio-alti soprattutto, che secondo me la va a cambiare parecchio su strada. Arriverò a capire il motivo per cui le Macan rispetto alle VAG Audi tirano di meno, ci arriverò a capirlo, per ora non lo so ancora. Devo dire che anche il sound è cambiato in positivo, da fermo non si sente tanto, è un po' più tondo, un po' più presente, ma non è nulla di stratosferico. Consideriamo che originale era completamente afona. Silenziosa, era completamente silenziosa. Adesso quando si spalanca il gas il motore si sente veramente e dallo scarico fa anche un bel timbro. Non so se dal video del banco si percepisce perché c'è un casino della Madonna, ma dal vivo è uno spettacolo. Ecco, una cosa importante che volevo sottolineare è che guardando i log delle varie bancate non ho notato tutta questa differenza tra intercooler stock e intercooler modificato. Pur essendo il Forge un ottimo prodotto che ho già usato su tantissime vetture, sulla Macan ha dato infatti soltanto una ventina di gradi in meno rispetto all'originale. Sospetto che questo sia dato più che altro dal design del muso, perché come vedete abbiamo un'area molto ristretta dedicata all'intercooler, quella era l'area iniziale, anche originale, prendeva l'aria da lì l'intercooler, poi c'è questa barra antintrusione molto grande e col nuovo intercooler si guadagna, adesso è chiusa, però si guadagna un pochettino di area qua sopra, però vedete come è proprio bloccata l'aria dalla barra qui davanti, quindi è probabilmente una condizione più legata alla prova stazionaria, perché a quei ventoloni si cerca di dare una ventilazione più efficace possibile, ma non può essere paragonata a quella naturale di quando si va in strada, quindi probabilmente su strada rende un po' di più. Sul banco si fa comunque fatica a raffreddare. Ok, finalmente la guida della Macan, adesso non vedo l'ora di sentire come va con questi 290 cavalli puliti e voglio anche sentire da dentro la vettura come sarà il sound dello scarico. Già si sente, andando anche piano, solo facendo delle piccole acceleratine, che il sound cambia e si sente anche un bel rumore di aspirazione davanti per il filtro aria. Quindi il pacchettino l'ha resa un po' più pepata, un po' più sportiva, adesso non mi resta che provare le sensazioni. Direi che ci siamo. Caspita! Beh, ragazzi, caspita! Allora, il sound è cambiato notevolmente, cioè quando apri lo senti proprio che spara da dietro, bellissimo. Forse si potrebbe fare di più, qui abbiamo ancora delle possibilità di agire sul centrale e sui posteriori, che sono due padelloni grossi così, sicuramente ancora molto limitata a livello di sound. Però la cosa bella è che andando tranquilli come adesso, togliendo sport, non dà fastidio, cioè qui ci potresti fare 2000 km e non esci con la testa grande così, insomma. A livello di prestazione ovviamente resta un 2000 su una Macan e quindi ci sarà sempre un po' di limite a livello di feeling, non sarà mai paragonabile a un 3000 o cilindrate ancora superiori. Però devo dire che come schiacci si muove molto bene. Ha una bella schiena, ti schiaccia bene verso il sedile e poi è bella lineare fino al limitatore. Quindi secondo me l'obiettivo è stato centrato.
Adesso posso tornare alla base e ve la faccio vedere anche magari col muso montato, che ne dite? Senti qua. Sì. Ci piace, va? Insomma, dopo un mesetto che la Macan sta girando su strada, direi che possiamo finalmente dare le conclusioni finali e pubblicare questo video, eh? E poi sempre tiranno. Devo dire che nonostante le incertezze iniziali di questa Macan, di questa motorizzazione, siamo riusciti a tirar fuori comunque un bel potenziale che è diverso da quello che sulla carta si dovrebbe fare, ma questo purtroppo ormai l'abbiamo appurato, ci sono i risultati ideali e poi ci sono i risultati delle auto di tutti i giorni con la loro storia, con le loro condizioni. Mi piace portarvi questi video anche dove non si fanno numeri stellari, proprio perché va un po' più capita questo aspetto del fatto che le elaborazioni purtroppo non sono tutte quadrate, escono tutte nello stesso modo. Bisogna sempre valutare caso per caso e quindi poi muoversi di conseguenza. Nel caso specifico della Macan, insomma, con i suoi 50 cavalli in più rispetto all'originale, è diventata molto divertente su strada, ha ottimizzato anche i consumi facendo medie di oltre 15 km al litro, che non è scontato, insomma, abbinato a un bel sound, dei bei componenti e quindi, insomma, direi che è stato un lavoro riuscito nel complesso. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così mi raccomando, commentino e pollicione verso l'alto, iscrivetevi al canale se vi va, così da rimanere sempre aggiornati. Seguite la pagina Instagram dove sono un po' più presente, ragazzi, io ho tanti video in ballo ancora ma non li riesco a montare, non li riesco a chiudere. Questo sarà il video finale per il 2023 a questo punto, quindi vi saluto, vi auguro una buona serata, noi ci vedremo alla prossima elaborazione e tanti auguri di buone feste.